di favorire i meno abbienti, va bene, ma che è quello che fa già il buon scuolo. E ripeto, questa resisto, è un presidente. Anche l'autofinale adesso è stare zitto. Cioè, io non è che voglio fare il fenomeno, io prendo i dati dell'assessorato della Crea, i dati dell'assessorato della Crea che parlano di quello che vi ho detto prima. Io, siccome lei, presidente, evidentemente non mi ha ascoltato, però leggero, non ho assolutamente voglia, non ho assolutamente voglia, voglio ricordare che buono e consta in 500 euro nella scuola dell'infanzia e 106 nella secondaria e 51 nella secondaria di secondo grado. Mamma mia, quanti soldi! Permette allo Stato italiano di risparmiare per ogni studente, spendendone 100, 6.000 e passa euro. Ok? Ci siamo su questa cosa. Ma, e oltretutto, ripeto, perché forse qualcuno non si è reso conto, per quest'anno la parte buona scuola, che è questa, erogherà solo 30 milioni di euro, non sono delle cifre che ci rifai delle scuole, vicepresidente Proconsolo, sono 30 milioni, non sono 200 mila miliardi, sono 30 milioni di euro che servono per sgravare dallo Stato di 6.800 euro ogni alunno. È un vantaggio questo, non è un offerto di denaro pubblico con favorire le scuole private. Il buono scuola, poi magari qualcos'altro possiamo discutere, ma il buono scuola proprio questo non lo fa. Per cui mi accingo a chiudere, perché era la dichiarazione di voto, scusate, ma ho dovuto ripetere perché evidentemente il presidente non mi aveva ascoltato prima. La mozione per noi risulta falsa, piena di inesattezze, errori, e non tiene conto delle normative e dei dati degli ultimi 4 anni, perché si perde il 2009. Tra l'altro poi il 2009 secondo me non è neanche veritiero. Voteremo convintamente contrario a questa mozione. Grazie. Anche noi solo per dichiarazione di voto, perché ovviamente abbiamo ampiamente motivato la totale inesistenza di questa mozione e le motivazioni di questa mozione, sia per quanto riguarda le presenze, sia per quanto riguarda il dispositivo, che addirittura poi dal dispositivo è una qualche cosa che è una mediazione risposta da IES, che in realtà non è altro che una rimodulazione della dote scuola, di come si vuole chiamare questo sussidio, quindi si toglie assolutamente quelle che sono le situazioni vere e proprie che voleva fare all'inizio questa mozione. Quello che mi rammarica è che abbiamo perso 2 ore, come abbiamo perso già 3 volte in questo consiglio, per per tutte altre tipi di iniziative in questo consiglio, senza parlare di problematiche reali che hanno bisogno dei nostri cittadini in questa zona, ma non abbiamo parlato delle zone, abbiamo parlato di qualche cosa che non abbiamo neanche competenze per farlo, soprattutto perché non avete fatto neanche il bilancio a livello cittadino, non avete fatto risolto nessuna delle problematiche, avete fatto anche il bilancio del tram come al solito, l'unica cosa che riuscite a fare, e quindi ci troveremo soprattutto ad avere una inconsistente gestione del decentramento mentre ci affondiamo le nostre serate dicendo cose che non possiamo mai decidere noi, e quindi ne parliamo soltanto per perdere tempo. Grazie. Io osservo una cosa, nella richiesta del professore Tucci chiede di abrogare il buono scuola, ma c'è un giudizio che dice va bene, il buono scuola però va modulato secondo la prevalenza che è un voto per cui cioè, quello che va sempre di più è puro che non accetta compromessi, che lui ha i suoi principi veri, che sono quelli che vanno contro il buono scuola. Oggi sono stati con un'accelerazione di questo livello smentiti, c'è 13 anni di posizione su buono scuola, sono smentiti perché l'hai accettato con le motivi che fate qui, perché giustamente, come diceva Bozzoli nel suo programma, non era contro il buono scuola, era per fare buono scuola a detta sua, che tenesse conto anche delle fasce più deboli. E tu accetti questa cosa, cioè lei consigliere, tu ci accetta questa cosa, cioè accetta il buono scuola, lei si rende conto che va contro 13 anni di opposizione che ha fatto, cioè lei è un paradosso della politica.
politica becera e brutta di uno che vuole semplicemente portare a casa un risultato minimo, ci sono dei compromessi beceri, andando contro quello che ho sempre creduto, cioè andare contro il vostro accesso, di 13 anni non c'ero, e sembra che contro il vostro accesso accetta questo, andando quindi accetta il buono scuola, e quindi fa una roba che è totalmente una roba dell'altro mondo, cioè mi sarà tutto da lei, ma tutto, tranne che andare contro quello che le dice, cioè i principi, cioè oggi ha calpestato quello che l'informazione comunista mi chiamava un Bauer e gli dirò questa cosa qua che posso fare un po' di Presidente, bisogna cambiare anche il titolo della mozione, perché il titolo della mozione è l'interrogazione. Interrogazione. Mettiamo, consigliere Tucci, già intervenuto per che cosa? Sì, non è stato insultato. No. Nessuno ti sta raccontando, nessuno ti sta raccontando, come basta così farsi entrare, primo consigliere Ruzzi, lei da questo momento si scordi il mio nome, perché da questo momento da me non è più sicuro. Mi ringrazio con lui come tre volte. Dopodiché io non rinnego il mio passato. Noi abbiamo fatto una coalizione per le regionali e se all'interno di quel programma della coalizione c'era la possibilità di intervenire per modificarlo, noi siamo anche per i piccoli passi. Se dai piccoli passi si parte a modificarlo per poi arrivare a coglierlo, a noi va bene così. Ed è per questo che noi accettiamo l'emendamento, perché abbiamo fatto parte di una coalizione che si è presentata in campagna elettorale, dove si chiede di modificare quel percorso e sulla base di quel percorso che noi abbiamo questa sera. Punto. Qui si chiede all'amministrazione di intervenire in questa maniera. E siccome noi siamo per modificare a piccoli passi se non si riesce ad ottenere tutto subito, vada bene anche questo emendamento, perché avvia un percorso. Poi vedremo questo percorso dove porterà. E vi diremo la conclusione. Grazie. Presidente Tucci, nel mettere in votazione la delibera, confermo quanto detto all'inizio, la mozione è stata presentata la scorsa seduta e non ci sono motivi per non ritenere che il proponente sia il Presidente Tucci. Siamo in votazione la mozione emendata. Mi voti. Ho capito, sbagliato. Non è competenza della zona. Presenti 35, favorevoli 23, contrari 12, astenuti 0. Avete visto, abbiamo superato le 20:30, dobbiamo mettere in votazione il prolungamento dell'orario. Ma da più se non ci mette a fare il se fase di votazione del prolungamento dell'orario. Ormai è pagato. No, meglio così.